Allora vediamo come potrebbero andare le cose dopo la sesta sconfitta interna della Pistoiese in questo difficile torneo, avvenuta ieri al Melani al cospetto di un Cesena solido e cinico che in pratica con una sola vera conclusione a rete ha portato via l'intera posta. Ma non c'è troppo da illudersi anche in futuro, la differenza con alcune squadre è netta e nell'80% dei casi ci perdi. Quindi, a meno di episodi assolutamente imprevedibili, ma che nel calcio possono sempre accadere, ecco che con Entella, Modena e Pescara nelle prossime giornate la vedo dura. Insomma, la Pistoiese non può assolutamente fallire le prossime due partite, che guarda caso sono degli scontri diretti. Vietato perderli, altrimenti saranno play-out sicuri, se non peggio. Ma anche in caso di due pareggi, quasi certamente la salvezza diretta sarebbe impossibile. Con una vittoria e un pareggio tra martedì e domenica prossima e arrivando così a quota 34 nelle restanti 5 gare, contro Entella, Gubbio e Lucca Faricasa e Modena e Pescara al Melani, dovranno arrivare altri 6 punti necessari per quota 40, che credo sia la quota giusta per lasciarsi alle spalle 5 squadre. Comunque vedremo e presto sapremo. La Viterbese, prossimo avversario, viene da ben 4 sconfitte interne consecutive. I laziali non vincono una partita in casa dal 21 novembre, quando batterono il Gubbio per 2-1, poi solo pari 3 e sconfitte 5. All'Enrico Rocchi di Viterbo, martedì alle 15, alle 14.30, andrà quindi in scena una gara molto importante. E vediamo la partita Pistoiese-Cesena. Al Melani scendeva un Cesena, terza forza del campionato, ed è arrivata, come detto, la sesta sconfitta casalinga al termine di una buona prestazione della Pistoiese, con qualche errore di troppo però in fase conclusiva. Si è interrotta quindi una buona striscia di 6 risultati utili nelle ultime 7 gare. Visti i risultati del pomeriggio, infame questo spezzettamento orario delle partite, dove la Pistoiese aveva perso un punto su Viterbese e Imolese, invece quelli della sera è andata peggio, dove la Pistoiese ha perso 3 punti su Fermana e Aquila Montevarchi, quindi la situazione in classifica ovviamente è peggiorata, essendo gli arancioni sempre al 17° posto, è vero, ma con la salvezza diretta di nuovo lontana 5 punti. Al Melani la Pistoiese è scesa in campo con Seculin, Moretti, Venturini, Portanova, Mezzoni e Folpret, Marcucci, Florentin e Martina e Vano. Tutte e due le compagini avevano assenze importanti, nella Pistoiese fuori Sottini per squalifica e Variani, Di Massimo e Succio non al 100%, Florentin parte titolare in campo dal primo minuto anche Folpret, nel Cesena assenti Calderoni, Rigoni, Misseroli, Maddaloni e Zecca. Prima notazione di marca cesenata al decimo, quando un colpo di testa di Favare su cross di Candela impegna il portiere Seculin. Un minuto dopo ospiti vicini al vantaggio, ma Secolini è bravo a evitare la rete sul tiro di Bortolussi, rincorrendo la sfera prima della linea, poi arriva Pierini che sparacchia male, essendosi anche mal coordinato. Insistono gli ospiti e passano in vantaggio al 20° quando con una botta imparabile dalla distanza è Steffè di destro a battere il portiere Secolini. Da questo momento la Pistoiese prende in mano le redini del gioco alla ricerca del pari. Al 28° una palla profonda per Vano che di sinistro impegna il portiere Nardi in angolo. La Pistoiese spinge al 30°, sempre Vano arriva nei pressi dell'area sferrando un sinistro che si stampa sul palo. Poi arriva Mezzoni che mette a lato. Sfortunato Vano, ma anche Mezzoni in questo caso poteva far meglio. Ancora arancione in avanti al 32°, un martirio di Bošić è da dimenticare, va alto, finale di tempo più equilibrato, si va a riposo sull'1-0 per il Cesena, la Sandrini manda in campo Pertica per Florentin dal primo della ripresa, giallo a carico di Pertica per fallo su Perini al decimo, Viali manda in campo Pittarello per Bortolussi nel Cesena, nella Pistoiese al 17° entra anche Pinzauti per Mezzoni. Pistoiese che cerca in ogni modo il pareggio al 20° Pertica dopo un'azione di Venturini impegna Nardi, il portiere ospite è impegnato anche da Folpret al 26° e se la cava bene. Nella Pistoiese entra D'Antoni per Bošić al 27°, un Cesena che cerca di addormentare la gara manovrando, ma la Pistoiese non riesce a sfondare. Gli ultimi cambi Alessandrini li propone al 36° con l'ingresso di Stiepovic e Paolini per Folpret e tenendo anche. Dicevo qua, Venturini, un tentativo di Venturini al 40°, con la Pistoiese che spinge fino in fondo la partita, ma Nardi, il portiere ospite, è sempre attento. Nel finale tentativi di D'Antoni con Cesena, tutto sulla difensiva, ma la palla va alta, così come altissima finisce una conclusione dal limite di Vano in pieno
recupero. Il Cesena porta così via l'intera posta da Pistoia, confermandosi la terza forza del campionato, ma una pistoiese avrebbe meritato senz'altro il pareggio, però ha mancato in alcuni elementi di freddezza sotto porta. In fin dei conti, che cosa ha fatto il Cesena? Solo o quasi un tiro in porta e poi attenta difesa. Prova coraggiosa quindi degli arancioni, che devono però soccombere per la sesta volta tra le mura amiche, interrompendo la interessante striscia di risultati utili consecutivi, no, comunque sono stati 6 su 7 che hanno portato punti. Buona affluenza di pubblico al Melani con oltre 1000 presenze, come detto ora a Viterbo, poi di nuovo in casa contro la Fermana. Due incontri che diranno molto sul finire di stagione. Le ultime 5 gare vedranno gli arancioni contro 2 squadre pericolose come Intella e Pescara, una proibitiva come il Modena ed infine Gubbio e Lucchese all'ultima giornata.